Buongiorno, buongiorno, prendiamo posto per favore, colleghi. Sto con la forza. Allora, c'è ancora un gruppo di colleghi Ispra che non, in fondo, che non... i livornesi. Dai, forza Davide, ok, grazie. Allora, intanto buongiorno a tutti, mi scuso per il ritardo con il quale iniziamo questo secondo workshop su ricerca e servizi, siti inquinati nel Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, organizzato come Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente in collaborazione tra il nostro Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, il Sistema delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente. Saluto il Vicepresidente del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, Luca Marchesi, Direttore di ARPA Friuli Venezia Giulia, che è qui con noi dall'inizio dei lavori e che poi modererà la sessione pomeridiana, se ho visto bene il programma. Il capo di gabinetto del Ministro dell'Ambiente, Professor Tiscar, ha avuto un piccolo contrattempo, credo ci raggiungerà e porterà il suo saluto nel corso della giornata, ma ha detto di iniziare, così come devo portarvi il saluto affettuoso e caloroso del Presidente dell'ISPRA, del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, Professor De Bernardinis, che ieri sera ha avuto un piccolo problema di salute, quindi oggi non è presente con noi, ma l'ho sentito stamattina, quindi mi prega di salutarvi e, che vi devo dire, vi dovete accontentare del direttore generale che fa l'indirizzo di saluto. Ciò posto, volevo ringraziare anche i colleghi dell'area comunicazione per l'organizzazione, il supporto all'organizzazione del convegno di questa giornata. Ricordo che l'evento è trasmesso in diretta streaming attraverso la nostra web television, per cui coloro che non volessero essere ripresi o che non intendessero divulgare i propri contenuti, i relatori o altri che interverranno, sono pregati di comunicarlo alla segreteria organizzativa o alla segreteria tecnica. Qui vedete davanti a me il collega Castellucci, c'è il collega Giambanco, altri che non vedo dietro il banco. Va bene, comunque saluto loro e li ringrazio. Come ringrazio, ripeto, le colleghe che sono qui all'accoglienza, al ricevimento. Ringrazio anche il Ministero per aver ospitato questa giornata. Ormai questo auditorium sta diventando il punto di riferimento anche per le nostre iniziative istituzionali. Io credo che sia una scelta che, per quanto mi riguarda, ho fatto sempre da quando abbiamo avuto questa disponibilità, ed è particolarmente significativa perché credo che questo sia il luogo istituzionale deputato ad accogliere e ad ospitare queste iniziative. Un saluto ai colleghi delle agenzie regionali e degli altri enti e istituti di ricerca che vedo qui sparsi in sala, un benvenuto. E last but not least, un saluto e un benvenuto anche agli amici delle capitanerie di porto. Qui c'è il comandante del RAM del Ministero dell'Ambiente, il comandante Caligiore, che ringrazio per la sua presenza a questo convegno. Brevissimamente porterò il mio indirizzo di saluto a nome del Presidente, poi mi scuso, vi lascio, ma avevo una giornata programmata in maniera diversa, quindi poi i colleghi mi aggiorneranno sull'esito dei lavori. Perché abbiamo voluto oggi questo secondo workshop e che cosa è cambiato dal primo che avevamo organizzato e svolto un anno e mezzo, quasi due anni fa? Intanto oggi, e non è da poco, esiste, sotto il profilo formale, nel senso che la legge che lo ha istituito è entrata in vigore, esiste il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Non è semplicemente un dato formale, non è semplicemente un dato legislativo, è una realtà che sta nascendo, che sta crescendo, che grazie al lavoro di tutti vogliamo affermare, così come il legislatore e i cittadini ci chiedono. È un sistema che va, diciamo,
costruito tenendo conto di alcune caratteristiche particolari, ma che intende affermarsi per una visione d'insieme, strategica ed analitica. E questa credo che sia la mission più importante che il legislatore ci ha dato. Non più quindi la semplice somma algebrica dell'Istituto Nazionale di Riferimento, l'ISPRA, e delle 22 agenzie regionali e provinciali, province autonome per la protezione dell'ambiente, ma un sistema a rete vero e proprio, con una identità nuova, diversa, più forte rispetto al passato, che dobbiamo e vogliamo costruire insieme. Nell'ottica di assicurare innanzitutto omogeneità ed efficacia all'esercizio della nostra azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle istituzioni nazionali e locali a cui facciamo riferimento e a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria anche a tutela della salute pubblica. Per questo uno dei compiti importanti che il legislatore ci affida è la realizzazione, l'individuazione, la definizione e la istituzione dei cosiddetti LEPTA, che sono i livelli essenziali di protezione e prestazione per le tutele dell'ambiente, livelli strategici per la reale messa in atto del sistema e che appunto vogliamo definire insieme come livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale. Quindi oggi noi promuoviamo questa iniziativa come sistema, in un'ottica di sistema. E perché abbiamo deciso con i colleghi, dopo quasi 2 anni, di realizzare, di organizzare un secondo workshop, un secondo momento di incontro e di confronto su questo tema così delicato, cruciale e, insomma, tra addetti ai lavori, cioè possiamo dire anche un po' scorbutico ed antipatico per tante implicazioni che tutti noi conosciamo? Intanto perché vogliamo discuterne appunto in una visione più ampia, evidenziando, ed è questo uno dei compiti che il sistema dovrà svolgere al meglio, evidenziando la necessità che anche il tema dei siti inquinati venga affrontato in una ottica di rete, in un'ottica di collegamento tra tematiche differenti e che a volte vengono affrontate da tutti noi singolarmente. Penso ai valori di fondo, all'analisi del rischio, ai sedimenti, alla contaminazione diffusa. Al termine del workshop di 2 anni fa furono individuati alcuni temi che sono stati poi di fatto approfonditi nei gruppi di lavoro che abbiamo costituito all'interno del sistema che, come detto, pur non essendo formalmente ancora istituito fino a gennaio di quest'anno, ha comunque funzionato in un'ottica di rete tra i colleghi, assicurando la trattazione di argomenti tecnici nei cosiddetti GIF, cioè nei gruppi di interesse e di lavoro. Gli esiti del workshop di 2 anni fa sono stati, dicevo, approfonditi e discussi all'interno del sistema da parte delle componenti tecniche, dell'istituto e delle agenzie, e oggi vogliamo in questo workshop illustrare i risultati dei gruppi di lavoro, che hanno affrontato alcuni temi che a mio giudizio sono particolarmente importanti e significativi. Penso alla validazione dei dati analitici, ai piani di gestione dell'inquinamento diffuso, al tema dei valori di fondo, al tema, devo dire, più emergente qualche anno fa, adesso non se ne parla un po' meno, ma comunque attualissimo, del cosiddetto soil gas, al tema dei sedimenti. E allo stesso modo questo workshop vuole essere il racconto di ciò che è stato fatto, quindi un punto di arrivo, ma allo stesso tempo un punto di partenza per il confronto su tematiche nuove che, sulla base del lavoro che abbiamo fatto in questi 2 anni, si sono mostrate come emergenti e comunque di sicuro interesse per tutto il sistema. Non voglio neanche nascondere, diciamo, le difficoltà che sono nate da questo nuovo modo di lavorare, no? Che, diciamo, ci pone in un'ottica e in un'identità completamente diverse rispetto dal passato, né tantomeno, e sarà l'occasione oggi per discuterne, voglio tacere le questioni che rimangono aperte e che necessitano di azioni nuove ed incisive. Però quello che è importante è che la vostra presenza qui oggi testimoni la disponibilità concreta da parte di tutti,
delle istituzioni, degli enti che rappresentate, ma anche vostra personale, perché come si dice istituzioni, enti camminano poi sulle gambe delle persone, sulle nostre gambe, quindi l'istituzione, il sistema può anche prendere delle decisioni, ma se poi coloro che lo compongono, cioè tutti noi, non siamo convinti, non andiamo da nessuna parte. Avremo, andando un po' più nel dettaglio, due il workshop, i colleghi, vedete qui accanto a me ci sono il collega Campobasso che è il capo il direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia e credo altrettanto noto, famoso, tristemente noto, famoso, il collega Pascarella che è responsabile dell'area siti contaminati del Dipartimento diretto dal collega Campobasso. Permettetemi, apro e chiudo una parentesi, di ringraziare tutti i colleghi del Dipartimento per il servizio che hanno svolto per organizzare questo convegno e anche insieme ai colleghi del sistema sono stati quelli e sono tuttora quelli più impegnati nelle operazioni di verifica tecnica dei luoghi che sono stati colpiti dal terremoto nei mesi scorsi. Quindi un grazie particolare a loro e ai colleghi del sistema che hanno lavorato e che continuano a lavorare in queste zone così duramente colpite. Dicevo, ci saranno due distinte fasi nell'organizzazione della giornata. Dicevo, una prima che costituirà il lavoro della mattina fino alla pausa pranzo è l'illustrazione dei risultati dei gruppi di lavoro del sistema. La seconda, discuterete, analizzerete le prospettive per il prossimo piano triennale di attività del sistema che stiamo per approvare come Consiglio nazionale, il triennio 2018-2020. All'interno di questo piano triennale certamente questa tematica è uno dei driver più importanti e più significativi che come sistema vogliamo affrontare. Vorrei semplicemente, proprio così a volo d'angelo, nella prima parte voi affronterete ciò che dicevo è stato discusso nell'ambito del gruppo di lavoro, in particolare la validazione dei dati analitici da parte degli enti di controllo relativamente alle attività di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati. Sul tema del controllo poi occorrerà, credo lo farete, aprire una parentesi, una fase di discussione importante sui temi diciamo anche della effettuazione dell'omogeneità dei controlli su tutto il territorio nazionale, omogenizzando i criteri anche quelli per valutare l'adeguatezza e la completezza dei documenti tecnici, dei procedimenti relativi alla gestione dei siti contaminati, piani di caratterizzazione, analisi di rischio, progetto di bonifica e tutte quelle attività che i colleghi dell'istituto e delle agenzie devono svolgere e come le devono svolgere per l'effettuazione delle indagini pratiche, l'analisi e quant'altro. Parleremo dei criteri per l'elaborazione dei piani di gestione dell'inquinamento diffuso, partendo dal dato normativo, credo conosciuto a tutti, l'articolo 239,3 del decreto legislativo 152, e quindi di come è stato affrontato e redatto questo documento. Parleremo delle metodologie di definizione dei lavori di fondo dei suoli e delle acque sotterranee, altro argomento lungamente discusso nel gruppo di lavoro e particolarmente centrale, e credo sia importante diciamo poi chiudere di fatto questa sessione con due argomenti che possono sembrare se volete un po' collaterali, ma che secondo me sono altrettanto importanti e decisivi, cioè i criteri tecnico-scientifici alla base delle valutazioni e gestione dei sedimenti marini che, come dire, nella tematica siti contaminati una qualche importanza ce l'hanno e molti di noi, me compreso, ne hanno un'esperienza diretta anche di rapporti con l'autorità giudiziaria, per dirla tutta fino in fondo, e parleremo anche delle esperienze del sistema nazionale nella valutazione degli aeriformi che anche qui l'esperienza ci ha detto essere uno dei temi di maggiore interesse anche in una chiave prospettica. Nelle prospettive che affronterete, nella discussione che affronterete nel pomeriggio relativa alle prospettive e mi avvio alla conclusione, ci teniamo particolarmente a che la discussione tenga conto della possibilità, diciamo che l'ho detta in maniera buona, a me piacerebbe che sia più di una possibilità ovviamente, di costituire una banca dati sui siti inquinati.
che è una necessità che nasce dalla considerazione che l'attività di reporting ambientale che già facciamo noi come istituto produce su questo tema, sul tema dei siti contaminati, già produce nel corso, diciamo, dell'anno una serie di indicatori per i nostri prodotti, l'annuario, il rapporto delle aree urbane, le tematiche, e diciamo è già un'attività che noi già facciamo anche per rispondere a una serie di obblighi legati a impegni comunitari, penso per esempio agli indicatori della rete IONET. Però fino ad oggi le attività di reporting che come istituto facciamo secondo me incontrano il limite del non essere supportate da una struttura di dati condivisa e dall'esistenza di una banca dati nel sistema informativo nazionale, e quindi sostanzialmente sono dati e informazioni che in qualche modo sono, direi, necessariamente frammentate anche a livello di attività nell'istituto, comportano normalmente un aggravio di lavoro per i colleghi del sistema, delle agenzie che ricevono da noi innumerevoli richieste e sono costretti a lavorare sullo stesso dato ricavandone ogni volta informazioni diverse con diversi livelli di aggregazione, non solo territoriale. C'è una produzione di indicatori che non sempre sono comparabili tra di loro, anche a causa delle modifiche normative intervenute, che a volte non rispondono neanche, questo ce lo dobbiamo dire, non rispondono neanche pienamente ai criteri indicati dall'OCSE, cioè la misurabilità, la rilevanza e la solidità scientifica. E abbiamo anche incontriamo anche qualche difficoltà nel fornire dati e informazioni complete ed esaustive rispetto alle richieste istituzionali pervenute sia a livello nazionale ed europeo, che su questa tematica, per una serie di implicazioni di carattere sociale ed economico, quindi non solo ambientale, stanno diventando richieste di informazioni sempre più pressanti nei nostri confronti. Allora l'obiettivo non è creare una banca dati, solo un contenitore nel quale buttare e riversare tutto e poi ce la spicciamo un po' tra di noi, no? Ma è quello di addivenire in questo, come peraltro su tutta una serie di situazioni. Ricordo che uno dei compiti che il legislatore ha assegnato al sistema nazionale è proprio quello di creare un sistema informativo a rete valido su tutto il territorio nazionale. Allora, dicevo, l'obiettivo è quello di arrivare a una struttura di dati, condivisa dei dati, che consenta di costruire un quadro completo della situazione, a prescindere da quelle che possono essere poi le singole banche dati nazionali o regionali, ponendosi obiettivi di popolamento differiti nel tempo in funzione della presenza o assenza di informazioni richieste e della difficoltà di reperimento, individuando informazioni già facilmente disponibili per creare intanto un flusso di dati omogeneo dalle diverse banche regionali a quella del sistema e viceversa, direi. Quindi, concludendo, la realizzazione di questa banca dati garantirebbe intanto l'assenza di interferenze con le strutture delle anagrafi dei siti da bonificare esistenti, e consentirà a tutti noi che siamo gli attori di questo sistema almeno tre obiettivi secondo me importanti. La possibilità di alimentare in un database unico senza duplicazioni di richieste dati da soggetti diversi in differenti periodi dell'anno, uniformandosi e integrandosi al quadro in corso di definizione del flusso dei dati di sistema. Il secondo è la disponibilità, quindi, di un set, garantirci la disponibilità di un set dati omogeneo e consolidato a livello nazionale, alimentato sistematicamente, non in maniera frammentata, in accordo peraltro con quanto previsto dal modello dei dati INSPIRE, che è il quadro di riferimento comunitario, aggiornandolo con cadenza, direi, annuale. E infine la produzione di indicatori, come dicevo, che siano stabili, trasparenti e condivisi. Poi avremo l'altro step, cioè la fruibilità di questa banca dati all'interno del sistema e, direi, poi anche, come vi dicevo, all'esterno. Quindi, come vedete, è una giornata particolarmente intensa, densa di argomenti di discussione. Ho messo io già sul tavolo molta carne sul fuoco, quindi augurandovi buon lavoro e scusandomi, ripeto, sia perché dovrò andare via, sia perché questa presentazione necessariamente riflette il fatto che non l'avevo preparata a lungo, perché praticamente mi è capitato ieri sera tardi per questo incidente del nostro presidente. Nel ringraziare ancora i colleghi, cedo la parola all'amico e collega Claudio Campobasso per il suo intervento introduttivo. Grazie a tutti e buon lavoro.